Allora, ciao a tutti, oggi vi portiamo a fare una visita virtuale di una cantina di vini. In questo caso si tratta della cantina di vini dell'hotel Hansitzplantitscherhof, ovvero dell'hotel dove lavoro. Scendendo, iniziamo da questa parte. La nostra cantina è grande ed è divisa in tre aree. Allora, la prima è la parte più storica della cantina, quindi questa è la parte dove tutto è iniziato, dove vediamo diverse bottiglie di vino e un tavolo dove viene effettuata la degustazione dei vini. Ok, proseguendo nell'altra area della cantina, troviamo la nostra cantina in pietra. Qui vedete un tavolo perché qui si può fare una romantica cena per due, prenotabile separatamente, con un menù gourmet di diverse portate e accompagnamento vini. Di fronte a voi trovate i vini Bordeaux Cuvée, quindi della parte francese, come da questa parte i vini della Borgogna. Proseguendo verso la cantina di legno che andremo a vedere a breve, troviamo sui due lati della scala le nostre magnum. Troviamo la nostra cantina di legno. Qui risiedono i vini rossi partendo dall'Alto Adige, quindi come il Fernache, il Merlot, i nostri Cuvée, il famoso Lagrein, e poi iniziamo col resto d'Italia, come ad esempio il Veneto, la Toscana, dove troviamo il Montalcino, poi proseguiamo con il Piemonte, con il Dolcetto e il Barbera, i conosciutissimi Nebbiolo e Barolo, e poi finiamo con quelle che sono le rarità, quindi il Sud Italia con la Sicilia, il Veneto, la Toscana e altre rarità come ad esempio il Sassicaia. A fianco alla nostra cantina di legno abbiamo un magazzino. In questo magazzino, come potete vedere, risiedono tutti i vini bianchi pronti da portare al ristorante oppure nei nostri frigoriferi, quindi per l'adatta temperatura, e poi in una sede a parte vengono riposti i vini rossi che ancora devono maturare prima di essere riportati nella cantina che abbiamo appena visto, quindi nella cantina di legno. Per ultimo, adesso vi presentiamo tre vini bianchi. Questi vini bianchi sono i più amati dagli italiani e li vediamo qui. Allora, abbiamo i tre vitigni più importanti, rappresentati dei vini Pinot Bianco, Gewürztraminer, che diciamo è il più amato dagli italiani per il suo aroma e la sua freschezza, e il Sauvignon. Allora, il Sauvignon è della cantina di Terlano. La sua peculiarità, la cantina si chiama Winkel e spesso non si trova sul mercato perché è un prodotto che va molto, però quest'anno molto probabilmente avrete la possibilità di trovarlo direttamente in vinoteca o in cantina. Il Gewürztraminer, come ho già detto, è un vino molto aromatico e fresco, quindi spesso amato dagli italiani. Viene dalla cantina Hofstetter, che è una cantina di Termeno. E poi per ultimo il Pinot Bianco della Loire Lageder. Quello che è importante da vedere su queste bottiglie e quando le girate, che tutti provengano dal Alto Adige, Südtirol Alto Adige, Südtirol Alto Adige.
Tutti questi vini chiaramente sono DOC, quindi di denominazione di origine controllata, quindi assicurati che provengono da questa regione. Speriamo vi sia piaciuta la nostra presentazione e la visita della cantina e ci vediamo per la prossima.